Vai Luca. Devo dire che Ava Gardner, sì? Il sole sorge ancora. Beh, si lascia. Mamma mia. Però c'era Taran Power. Chi? Taran Power. Quindi Taran Power sarebbe Taran Power. Vedete che ci ha aperto il cuore di gioia. Sì? Basta con le parole. Via il servizio trasmesso dal nostro bellissimo. Basta con le parole, infatti trasmesso non è una parola. Quella grandissima società petrolifica. Petrolifica, sì, sì. Prolifica. Andiamo avanti con la sciampa. La sciampa di Torino, congresso, sì, sì. In pratica di Rimini. Ma lui come perché non riesce a dire più di sei parole giuste? Una cosa, mi complimento con i corrieri del Corriere. I corrieri del Corriere sono quelli che portano il Corriere nelle edicole, forse. O voleva dire i colleghi. Finale, vero, avvocato? Alla presenza niente un po' di meno del nostro capo dello strato. Di quale strato? Quello superiore, quello in mezzo, quello inferiore? Carlo Azeglio Crampi, credo che sia. I problemi saranno già risolti d'un batter d'occhio. Berlustoni continua a essere indagato. Berlustoni! Vedi, si è fatto cambiare il cognome, così condannano un altro. A proposito del discorso interessantissimo che stiamo fatto, ecco. Che stiamo facendo o che abbiamo fatto? Lo sai tu? Spoleto. Complimenti, presidente! Una bambina. È arrivato anche a casa della nostra Ludovica, come si chiama di nome? Come? Ludovica. Allora l'unico che non l'ha avuto, presidente Berlusconi, sono io. Non sarò certamente io a esimermi. No, certo. No. Chi potrebbe esimermi? E poi forse una bellissima, altro, drammatica foto che ricorda i 7 premi al New York Times, i 7 premi Pulitzer. Sì, certo. Continuo a dire 7 perché è plurale, giusto? Tutta la giornata. I 7 nani. Grazie. Vai. Paola, questo è uno dei semafori verdissimi che do più volentieri. Se lo dici tu, sì. Io non discuto. Cose così piacevoli mentre tante altre non lo sono. Ecco, ma sia Rita Levi Montalcini. No, è Montalcini, è un premio Nobel. Una volta si può, dai. Ancora tanti anni alla signora Montalcini. Ecco, che è un'altra, infatti a 12 anni sta benissimo. Vabbè, ha vinto il premio Nobel. Non aver alzato le tasse. Sì. L'osservatore Romagina... Romagina? Romagina? Perché ha detto Romagina? Sentite giurato alle prese con i nomi dei giornali. L'osservatore Romana. Romana? Ma è l'osservatore romano! Che è sul Messaggerio. Messaggerio? Sì, vabbè. La stampa... Oh, la stampa la chiama la spalla! La stampa... E una carrellata così non poteva che terminare con un incredibile aneddoto. Con i direttori. C'era il Corriere della Sera e mi scappò Corriere della Sorca. Però non era, scusate, non era una sorca piena. Era amico Sergio Modugno dice: hai detto sorca in diretta? E passiamo ai periodici. Vediamo la copertina di Paronama. Paronama, dai Luca, correggiti. Panoramo. No, non c'è speranza. Vabbè, lasciamo stare le testate e passiamo agli articoli. Seguire con grande attenzione, l'Herald gli dedica quasi tutta l'apertura della prima pagina. E nell'Herald gli dedica quasi tutta l'apertuta. Ma che è? Una tuta estiva! E dall'apertuta al fondo pagina. Alfonso Tagina è reato non educare. Alfonso Tagina è reato non educare. E ora sotto con i giornalisti veri e propri. Ma altrettanto Giorgio Bocca, altrettanto Giorgio Bocca, Luca, altrettanto Margherita Bui. E comunque ci sono. Ne parliamo con il sottosegretario agli ospiti, onorevole. Sottosegretario agli ospiti! E magari c'è pure il presidente del consiglio per gli acquisti. Ma per un esperto cronista come lui, gli attrezzi del mestiere non hanno segreti. Osservate bene, giurato ha in mano una penna a sfera. E fate attenzione, in un collegamento telefonico con Damasco, Luca usa la penna come un microfono. E andiamo a Damasco, dove ci dovrebbe essere il nostro amico, inviato speciale del Corriere della Sera, Antonio Ferrari, che saluta. Luca! È una penna, non un microfono. Antonio, mi senti? Certo, buongiorno Luca. Avete visto? Quando parla porta la penna alla bocca come se del fosse Corriere un microfono. Della Sera, Antonio Ferrari. Antonio, mi senti? Certo, buongiorno Luca. Siamo senza parole, ma guardate ancora questo collegamento. Giurato sta intervistando un clown. Una bella scommessa, ma molto rischiosa.
È riuscita? Come va? Come hai visto poco fa, ecco, ti do del tu perché siamo colleghi, diciamo. L'ha chiamato collega! Senta, signor Clown, non si permetta, sa? Giurato, quando vuole fa molto più ridere di lei. E passo subito la parola alla mia cara collega Roberta Simona. Sì, la tua cara collega, caro Giurato. Collega non può essere. Perché stamani la nostra rassegna stanca. Stanca, perché in effetti è stanca, ma anche stanca, è giusto? Giusto, bravo. Il giornale di Milano sceglie di aprire su questo argomento e titola le manovre di Scalfaro per restare sul colle. Le manovre di Scalfaro secondo il giornale di Milano. Beh, l'italiano non lo sa, ma l'inglese lo sa benissimo. Sergio Zavoli, c'era una volta la prima repubblica, once upon a time in America. Certo, once upon a time. Bravissimo. Ha comprato dei libri, sì, ha cercato di pagare, sì, ha tirato fuori come tutti la carta di credito e la carta di credito. Ah, perché l'aveva detto giusto, poi si è voluto correggere. Bravo. Bravissimo anche così, stavolta. Ma l'idea che possa essere più bravo Vianello che quella che c'era l'anno scorso e Fazio della Castà non sfiora nessuno. Ma scusa? Che possa essere più... Nessuno lo parlava capisce di Sanremo. Non è un hobby, non è un mestiere, una professione. Senta, io vorrei che lei si definisse davanti ai nostri telespettatori e telespettatrici, che è una bella donna. Le telespettatrici, perché per vedere sto programma la maggioranza deve partire qualunque con sia la maggioranza che lo abbia letto. Giusto. Grazie della carezza. Grazie della carezza. Quella carezza della sera. Anche tu, eh? Ieri comunque la Lazio lancia la volata a Sculetto, sapete. Certo. È andata via in derapata. Benvenuta. Scusi, buongiorno. Passo davanti. Yeah. E l'altro signore, l'allievo maresciallo Tommaso Cecchini. Cecchini, ho detto bene una volta. Non hai detto bene. Capirete perché le auto americane hanno in pratica determinato, secondo questa tesi, la non realizzabilità, l'ho detto male, ma pazienza. Ma sì, tanto è una volta, no? Salone, capita una volta, chi non ha visto o Shakespeare come vi pare in là, no, come vi pare una cippa Shakespeare. La Clerici si scaglia contro le presentatrici straniere, non sa parlare l'italiano, ma ogni tanto questo devo dire a discapito anche di tante nostre bellezze nostrane. Però scusa se ti interrompo un attimo, e gli italiani che non lo sanno parlare dove lo mettiamo? E gli italiani che non lo sanno parlare dove lo mettiamo?